Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Gianfranco Grazie, Fini, presidente buonasera. Dell'associazione Libera Destra. Buonasera, buonasera Alessandro Di Battista, deputato e membro del direttorio del Movimento 5 Stelle. Presidente Fini, allora, la compagna di Berlusconi, Francesca Pascale, ha definito Giorgia Meloni una raffinata fascista moderna. Lei è d'accordo e le sembra che questo sia una specie di endorsement per Giorgia Meloni? No, mi sembra una battuta come tante altre. Insomma. Tra l'altro, come è stato osservato, nei momenti in cui c'è grande difficoltà rispuntano i termini del Novecento, fascista, stalinista. Cerchiamo di parlare dei problemi di Roma o, se vuole, delle condizioni della Destra. Ma è una sua ex allieva. Lei tra l'altro l'ha definita presuntuosa e sconclusionata oggi in un'intervista. Sconclusionato il modo con cui si è comportata nel corso di tutta la lunga trattativa. In che senso? Nel senso che... E presuntuosa perché? Forse perché sopravvaluta un po' se stessa, poi magari mi sbaglierò. Comunque è una donna, Giorgia Meloni, certamente determinata, combattiva, generosa, coraggiosa. Non sono affatto pentito di averla portata in Parlamento a 29 anni, vicepresidente della Camera. È stata intellettualmente onesta quando qualche giorno fa ha detto: io non ho fatto il ministro perché Berlusconi mi ha scelto, ma perché Fini mi ha indicato. Ciò detto... L'ha detto ieri, quindi. Ciò detto, io ancora oggi mi chiedo, ma... Si è candidata alla fine e quasi per disperazione, secondo me. Che cosa ostava un mese fa, quando Bertolaso era ancora di là da venire, a dire: sono disponibile se me lo chiedete? Leader di un partito, tutti avrebbero detto di sì. Oppure, ancora prima, quando Marchini è candidabile, appoggiato al centro... La Meloni ha messo un veto, mai rappresenta una famiglia di vecchi costruttori comunisti. Dopodiché, 30 giorni dopo, una candidatura che anziché unire divide per quattro un centrodestra già ampiamente. Però insomma adesso è in campo, è e in mi campo, pare in campo con tutta per la sua forza. Per questo il modo con cui è arrivata la candidatura. Di Battista, lei intanto Giorgia Meloni la definirebbe presuntuosa, una raffinata fascista moderna, e la candidatura di Giorgia Meloni a voi dei 5 Stelle, alla vostra Raggi, vi complica o vi semplifica la vita? Buonasera, io la definisco comunque un esponente della vecchia politica, è in politica dal 1998. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Beh, parlando... Non c'è neanche 40 anni. Però è già stata vicepresidente del Senato, ministro con Berlusconi, insomma ha votato la legge Fornero. Tante... Noi andiamo avanti per la nostra strada. Noto che negli ultimi 4-5 giorni a Roma questi vari esponenti del centrodestra, Bertolaso, Berlusconi, Salvini, Meloni, l'hanno trasformata in un campo di battaglia sul quale giocarsi la leadership del centrodestra. Che lo faccia Salvini, che è uno del nord, ma che lo fa la Meloni, che è una di Roma, sulla pelle dei cittadini romani, tra l'altro senza tirare fuori una soluzione. Noi abbiamo un candidato che si chiama Virginia Raggi, abbiamo un programma per intervenire per esempio sugli sprechi, ma lo sa che il Comune di Roma ha un quantitativo di palazzi a disposizione, ma tutt'oggi paga l'affitto di alcuni palazzi da un noto gentleman romano che si chiama Renato Scarpellini, detto Er Cavallaro. Ecco, con il Movimento 5 Stelle a Roma, al governo, i soldi dei romani al Cavallaro non finiranno. È d'accordo, è bravo, non c'è ombra di dubbio, però siccome è più giovane mi permetto, non dico un atteggiamento da fratello maggiore, ma attenzione perché... Se è già da rottamare anche Giorgia Meloni, che ha da 39 anni, tra un po' tocca lei, nel senso che c'è tra l'altro... No, non è che la difendo, io difendo l'esperienza politica, sì, ma per mi lui sembra, fa... mi lo sembra lo come per dire lui che parte ci sia... Di un sistema. No, però non interrompiamoci vicenda, se no diventa incomprensibile quel che diciamo. Questa, che poi è renziana, mi fa un po' specie che anche lei riprenda la parola d'ordine di Renzi, che bisogna rottamare tutto quello che in qualche modo è esperienza. Si valuta l'esperienza, la si giudica positiva o negativa, ma dire francamente che a 39 anni uno rappresenta il vecchio sistema mi sembra un po' eccessivo. Ma tutto qua. Invece sui problemi di Roma condivido pienamente, sì, questa è una città, ma una sola cosa, è una città veramente paradossale. Per delle responsabilità della politica, per cui come dire, do un assist a Di Battista, non hanno mai governato Roma, quale altra capitale d'Europa? I problemi
raccolta dei rifiuti, manutenzione del manto stradale, derattizzazione, trasporti, sono sfide epocali, no? Nelle altre capitali, quando si va al voto per eleggere il sindaco o il borgomastro, si parla del piano regolatore, del progetto, di un modo in qualche modo per affrontare la modernità. Quindi c'è un deficit della politica, soprattutto amministrativa, che ha portato Roma ad un grande degrado. A un grande degrado. Chi vive a Roma lo vive anche tutti i giorni. Di Battista, prima di andare in pubblicità, a proposito di endorsement, voi avete avuto quello di Salvini, che in caso di ballottaggio tra Giachetti e la Raggi darebbe l'indicazione di voto per voi. Voi agli elettori di destra che cosa proponete? Beh, innanzitutto i voti non appartengono ai segretari di partito, quindi Salvini può dare tutte le indicazioni di voto che vuole, ma poi decideranno i romani, insomma i voti appartengono ai cittadini. Agli elettori, però insomma, così sì, come i vostri elettori ascoltano le vostre indicazioni, però, così quelli di Salvini... Però, comunque i voti appartengono ai cittadini. Io non lo so quello che noi possiamo offrire all'elettorato di centrodestra. Certamente loro sanno che il Movimento 5 Stelle non utilizzerebbe la pubblica amministrazione come la possibilità di inserire uomini, pezzi della politica, amici degli amici. Io sto notando, noi abbiamo un sindaco a Livorno che è stato molto attaccato, si chiama Nogarin, il quale è entrato, ha trovato per esempio la municipalizzata dei rifiuti piena di debiti e soprattutto con un quantitativo di dirigenti fuori davvero dal comune. Ha visto che sono i sindacati ad amministrare alcune aziende municipalizzate, i quali dovrebbero tornare a difendere i lavoratori, i sindacati, e non a fare politica o a fare gli imprenditori nelle municipalizzate. Ecco, forse noi possiamo offrire appunto questa proposta. Loro sanno che se il Movimento 5 Stelle amministrerà Roma, le partecipate non saranno tangentifici e poltronifici come hanno fatto tutti, tra l'altro anche Alemanno, che comunque le cui scelte sono state tutte avallate da Giorgia Meloni. Ora è evidente quello che dice Fini, non è che la qualità di un uomo politico o di una donna politica si giudica dall'età. Però è altrettanto evidente che questi personaggi che per anni hanno avallato le scelte di Alemanno, che attualmente è dietro la sbarra a processo per mafia capitale, per corruzione, hanno una responsabilità politica. Giorgia Meloni che pensa che non ricorderemo ai cittadini romani che lei è del partito di Alemanno, uno di quelli che ha succhiato Roma e l'ha di fatto rasa al suolo? E così, siamo già oggi non c'è la Meloni, quindi non vorrei parlare. È evidente che chi rappresenta come Onorevole Di Battista un movimento che è nato da poco, è sostanzialmente vergine, non so per quanto tempo ancora, auguri, ma governare è estremamente complesso. Ecco, ma sono pronti per governare quelli dei 5 Stelle? Allora, il caso di Livorno lo conosco poco, non mi meraviglia che dica il sindacato governava la raccolta dei rifiuti. Livorno è stata una delle roccaforti storiche, addirittura del vecchio Partito Comunista. Il sindacato è chiaro che nella mentalità e nella cultura amministrativa della sinistra ideologica era centrale, ma al di là di questo aspetto è chiaro che un movimento che nasce da poco, che è vergine, e dicevo, vedremo ancora per quanto tempo, perché credo di essere d'accordo con lei, se dico attenzione, perché le mele marce ci sono dappertutto, guai a dire che una comunità in quanto tale è priva di qualsiasi rischio, è il tempo che dà le risposte. Certamente corrisponde al vero che la politica romana è stata deludente, però attenzione a generalizzare, anche perché io ritengo che al di là della qualità degli uomini servano poi dei progetti, servano delle visioni un po' più strategiche rispetto al contingente. Io glielo dico onestamente, non conosco Virginia Raggi, mi informerò meglio. Io credo i romani, io vivo a Roma da 50 anni, sono stato eletto per 30 anni in Parlamento a Roma, saranno molto più attenti di quello che qualcuno pensa, andranno a vedere, sono smaliziati, Roma 2000 e più anni di storia, vedranno come concretamente un sindaco si candida per risolvere i problemi, non solo per denunciare le malefatte, non solo per dire che tutto va male, ma a problema concreto, risposta concreta. Penso che lo sappiate molto bene anche voi dei 5 Stelle. Bisognerà vedere le risposte concrete che daranno, perché non possono avvalersi di esperienze precedenti. Perché lei dice che può essere un vantaggio, ma anche uno svantaggio. Di Battista, lei ha mai votato per Gianfranco Fini in passato? Che glielo chiede davanti a me, evidente no, che dice certo. Di no, no? No, certo. In maniera molto schietta dico no. Io però sono entrato in Parlamento, no, perché lui è esponente, no, della destra. Io sono entrato in Parlamento 3 anni fa.
In questi ultimi 3 anni, dottoressa Gruber, c'è stata la gara a catalogare il Movimento 5 Stelle nell'area o di destra o di sinistra. Quando votavamo contro lo svuotacarceri perché vogliamo la certezza della pena eravamo di destra. Quando vogliamo il reddito cittadinanza diventiamo di sinistra. Quando vogliamo abolire l'IRAP alle imprese, mi lasci concludere, diventiamo di destra. Se invece vogliamo difendere l'acqua pubblica siamo di sinistra. Quando invece ci tagliamo gli stipendi, li restituiamo alle piccole e medie imprese o non prendiamo un euro di rimborso elettorale, non siamo né di destra né di sinistra. Siamo del Movimento 5 Stelle perché nessun altro fa quel che facciamo noi. Però essere così trasversali, essere oltre la destra e la sinistra, è certamente un vantaggio perché consente di dire le cose che ha detto adesso l'onorevole Di Battista, ma per certi aspetti è anche un handicap. Non abbiamo il tempo, ma se non siete di destra, non siete di sinistra, che cosa siete? Qual è l'identità? L'identità può essere soltanto l'antipolitica, la denuncia di mille pecche, però di mille malefatte, ma di proposte, qual per carità, che gliene posso fare da destra, sulle quali magari non è d'accordo, è d'accordo, però sono proposte che partono da una identità. Presidente Fini, mi sembra una bellissima domanda, prima della... Alessandro Di Battista, il presidente Fini diceva poco fa che, ascoltandola, che va bene, voi non siete né di destra né di sinistra, però c'è bisogno di avere un'identità. Quale identità? Per governare adesso tutte queste belle città per le quali andremo alle urne a giugno? Ma oggi è stato condannato Verdini in primo grado per corruzione. Concorso in corruzione. Concorso, d'accordo. Comunque è stato condannato. E Verdini è un padre delle attuali riforme costituzionali made in Renzi e Boschi. E Verdini è di destra o di sinistra? Il Partito Democratico è di destra o di sinistra? Sapete come la pensa il Movimento 5 Stelle? L'identità ha un senso, la parola identità. I valori hanno un senso. Io ho un valore della rettitudine morale, dell'onestà, dell'intransigenza anche rispetto ad un determinato sistema, della meritocrazia. Per me questi sono valori, non so se siano valori di destra o di sinistra. Ma onestamente l'ideologia, così come la intendiamo noi, che poi si riconduce poi a parole o a iniziative o a contingenti quasi ottocenteschi, per noi non hanno più senso. Io sono del 1978, sono cresciuto con un'idea di sinistra che oggi è diventata, ripeto, Verdini e la distruzione anche dei diritti, in cambio dei diritti ci danno i bonus, e sono cresciuto anche con una destra dall'altra parte che parlava di meritocrazia e poi ha fatto diventare Gasparri ministro della telecomunicazione. Fini, forse Verdini di sinistra un po' troppo. No, io credo che non si debba far confusione tra il trasformismo, che è una piaga antica della politica italiana e che negli ultimi tempi ha raggiunto livelli francamente non più sopportabili, vale a dire, io vengo eletto in uno schieramento, poi per interesse o qualcuno dice per conversione culturale approdo da un'altra parte, non c'è ombra di dubbio che è un modo per allontanare i cittadini dalla politica. Il tema che io ponevo prima della identità ovviamente non riguarda il trasformismo, perché sono tutti da condannare coloro che passano da una parte all'altra, ma un movimento politico che si candida per governare è chiaro che deve avere dei valori e dei principi di riferimento, e su quelli che lei elencava diventa difficile dire se sono di destra o di sinistra. Chi è che può dire io non sono per l'onestà ma sono per la disonestà? Ci sono comportamenti disonesti ma i principi sono quelli. La meritocrazia, sa cosa vuol dire secondo me la destra da questo punto di vista? Non so come la pensare sul tema dell'uguaglianza, no? Che tutti devono partire alla pari, uguaglianza nel punto di partenza, poi però arriva chi è più bravo, è una concezione meritocratica, che secondo me la sinistra non ha mai considerato un caposaldo. La sinistra parlava, quella storica, ideologica, di punto di uguaglianza nell'arrivo, no? Ma non facciamo filosofia. Io credo che oggi per valutare se, non sta a me dirlo, se il Movimento 5 Stelle meno è credibile come forza di governo, non sia sufficiente dire siamo nuovi, non siamo né destra né sinistra, denunciamo le malefatte, perché saranno pochi, saranno voci isolate, ma le malefatte vengono denunciate anche da destra, anche da sinistra. Lei parlava prima della legalità, parlare di se stessi è stupido, ma io vado orgoglioso di una sola cosa, ho fatto mille errori, ma di una cosa vado orgoglioso, sono stato in Parlamento 32 anni, ho avuto qualche responsabilità, non ho mai ricevuto neanche un avviso di garanzia. Questo mi sembra una cosa normale, in un paese normale dovrebbe essere una cosa normale. Ma lei crede che se il Movimento 5 Stelle continua, come probabilmente continuerà, ad avere un successo e quando... possa essere prerogativa di un movimento politico e non delle singole persone? No, questo è il punto. Guardi, no, sa perché glielo dico? No, con simpatia, perché
alzare la bandiera della questione morale. Lei è molto giovane ed è una fortuna. Tangentopoli, quando io nel 93 mi candidai a sindaco di Roma, ero l'alfiere, no? Difendevo Mani Pulite, la questione morale non ci riguarderà mai, noi siamo capaci di fare Piazza Pulita, che è esattamente più o meno quello che dite. Oggi io onestamente devo dire che anche a destra ci sono stati episodi di malcostume, come a sinistra. Non sono un gufo, ma ci saranno inevitabilmente anche nei 5 Stelle. Me l'ha chiesto, adesso diritto di replica. Perché l'uomo non è diritto di replica. Che è evidente che l'essere umano è anche corruttibile. E quindi il rischio della contaminazione. E questo però lo vedremo solo vivendo. E neanche i parlamentari del Movimento 5 Stelle vengono da Marte. Il concetto, una forza politica va valutata su come in base a come si comporta se vi è un caso di corruzione all'interno. È in qui che il Movimento 5 Stelle, francamente, io mi sento fiero e orgoglioso di stare in una forza politica che non giustifica neanche, in nessun caso, neanche all'interno. Io vedo, ho visto in questi 20 anni, per quello mi sono candidato, che in altri partiti politici, da destra o sinistra, un avviso di garanzia, Presidente Fini, faceva curriculum. Più condanni avevi e più hai fatto carriera politica. Ma le devo fare, guardi, le posso fare decine di esempi. Nel Movimento 5 Stelle invece siamo, ancora prima che intransigenti sugli altri, intransigenti su noi stessi. Va valutata una forza politica in base a come si comporta, fermo restando che è evidente che ha ragione, non è che siamo ontologicamente onesti e le mele marce ci possono stare dovunque, ma tu devi essere valutato in base a come ti comporti ti trovi una mela marcia. Posso chiederle, non era per niente una mela marcia la vostra candidata che i vostri elettori hanno scelto per Milano, la Bedori, ma che invece si è dimessa, ha detto io non ce la faccio, troppa pressione, poi si è sentita giustamente anche offesa per una serie di qualifiche che le hanno affibbiato. Chi presenterete alla fine a Milano? Nei prossimi giorni valuteremo qual è l'iter migliore, insomma. Cioè dovete scegliere l'iter per scegliere il candidato sindaco? No, detto così è una cosa molto arzigogolata. No, come lo sceglierete? Stiamo definendo se appunto fare un'altra votazione online oppure procedere sul candidato che è arrivato terzo. Comunque io capisco benissimo, insomma, Patrizia, che non è per niente una mela marcia. E tra l'altro... No, ovviamente. Guardate che le pressioni che arrivano da questo sistema... Paolo Pagliaro ci ha fatto anche il punto. Da questo sistema, dottoressa Gruber, dove comunque ti fanno credere che l'immagine conti più dei contenuti, i programmi politici. Noi vorremmo che il Movimento 5 Stelle, soprattutto Fini a Roma... Fini pensa che però questo forse... Fosse giudicato in base ad un programma politico. Forse anche lei viene invitato spesso. Sì, però io fatico a cercare di far passare dei temi, che non è sempre facile, e faccio fatica. Perché è troppo bello? No, semplicemente perché nel sistema mediatico sembra, non ce l'ho con lei, che il gossip politico, parlare delle poltrone, la politica che parla della politica, che parla della politica, che parla della politica, conti di più di risolvere un problema legato agli asili nido, alla mondezza a Roma. A noi qui no, diciamo, non facciamo gossip. Movimento 5 Stelle, noi gradiremmo riuscire a parlare maggiormente di alcune proposte, perché, Presidente Fini, non siamo... proteste e basta. Siamo entrati perché tutti i partiti fondamentalmente hanno fallito e siamo entrati con un programma, abbiamo sviluppato il primo anno le nostre leggi depositate con le coperture finanziarie, abbiamo proposte in materia sulla trasparenza delle banche, sulla corruzione, abbiamo una proposta sulle partecipate. Vorremmo essere valutati per questo. Per quello che quello che è... Il sindaco di Roma si limita a dire risolverò il problema della terza urbana. Prima Di Battista diceva una cosa vera, ne dico un'altra altrettanto vera. No, lo sanno i telespettatori che è segretato il bilancio del comune di Roma? Parliamo di questo. Di questo parleremo con i candidati sindaci, a cominciare da Virginia Raggi. Se vanno al ballottaggio, se vogliono mi rispondono, no? Allora, cosa fanno per desegretare? Però, ma l'ha segretato Renzi, che fa parte del partito di Giachetti. Giachetti non è uno stupido, però che questo sia uno dei temi, che se va al ballottaggio magari Lili Gruber, che è brava, glielo pone, no? Sicuramente, prima segretare però... un bilancio non è una cosina da poco. Sì, è chiarissimo. Prima però vi voglio far vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché abbiamo parlato... Alessandro Di Battista, lei tra Trump e Hillary Clinton chi voterebbe? Io sono contento di non essere nordamericano in questo caso. E io non so se ci sia poi alla lunga un'enorme differenza ma tra il partito. Ma voterebbe chi? Per non chi voterei. Non voterebbe. Andremo. E lei, Fini? Probabilmente non voterei nemmeno io. Però attenzione, perché è stato ricordato, quando fu eletto Reagan, tutti dicevano...
chissà che diavolo succede, un cowboy, un attore, non conosce la grammatica della politica, è stato uno dei più grandi presidenti. Beh, però è un po' diverso da Trump. No, è diverso, però attenzione, perché non conosco in modo approfondito. Adesso volevo solo un po' sapere. Trump parla direttamente agli Stati Uniti profondi, alla pancia del della paese. Gente. Sì. Non è detto che se diventa presidente agisca come. Abbiamo già visto logica, qualcosa di simile anche in Italia. Ma ovunque, ma è la democrazia. Sì, voglio sapere. Un po' pure a me. No, adesso Di Battista, vorrei farle una domanda su un eventuale intervento armato italiano in Libia. Lei sarebbe a favore o contrario? No, contrarissime, io l'ho detto in Parlamento la settimana scorsa al Ministro Gentiloni. Perché? Ma in Libia, innanzitutto ricordiamo che se oggi la situazione è devastante è perché hanno buttato giù Gheddafi con le buste. Gheddafi era un dittatore era il centrodestra, era Berlusconi che gli baciava le mani. Ma è compito dei popoli sovrani destituire i dittatori, non delle bombe della NATO, altrimenti quello che succede è peggio di quello che trovi. E quando Gheddafi disse, occhio che dopo di me c'è la jihad e l'immigrazione clandestina, purtroppo è stata una premonizione corretta. Oggi intervenire in Libia, senza un governo di unità nazionale, senza l'ONU, tenendo presente che non c'è soltanto l'ISIS. Però in caso di richiesta di un governo di unità nazionale con l'ombrello dell'ONU, sì. Decine di fazioni, jihadisti contro jihadisti, alcuni che stanno contro l'ISIS, si fanno la guerra tra di loro, l'unico risultato che otterremmo è il seguente, metterli tutti assieme contro l'Italia. Dovremmo farci una trasmissione su questo, al 100% condivido, che poi è la posizione di Renzi, su non si interviene se non c'è la richiesta ufficiale del governo di unità nazionale, ma provocatoriamente. Non è che aspettiamo Godot, che notoriamente non arrivò mai. In Libia ci sono non solo fazioni l'un contro l'altra armata, ma ci sono interessi di alcuni paesi sovrani, Turchia ed Egitto, che non vogliono un governo di unità nazionale. Oggi Al-Sisi, in una ottima intervista, ha detto rischiamo una nuova Somalia. Ma cosa dice? Se in Cirenaica non si riconosce un ruolo al comandante supremo dell'esercito, al-Haftar, non nasce nessun governo. Il premier designato, Serrai, è uno che è stato preso a fucilate. Allora, tutto vero quello che è stato detto, ma io faccio questa domanda. L'ISIS controlla già Sirte, 120 km di costa. Se si chiude la rotta balcanica e quindi i mercanti di uomini non portano più in Europa i profughi da est, ma da sud, da dove partono? Io ho da fare una domanda. Da dove partono? Da noi dove rischiamo? Cosa rischiamo? Rischiamo che i mercanti di uomini, coperti dai tagliagole con la bandiera dell'ISIS, utilizzino il Nord Africa e più chiaramente i 130 chilometri per mandarci un po' di migranti. In quel caso è chiaro che non è che possiamo mandare le forze armate, ma dobbiamo agire o no? Insulto all'intelligenza collettiva. Oggi che sappiamo perfettamente, per esempio, che il governo degli Stati Uniti d'America intercettava in maniera illegale, di fatto, alcuni collaboratori di Berlusconi, quindi sappiamo che le tecnologie riescono a intercettarci in ogni modo, non prendere coscienza del fatto che se volessero sapere come l'ISIS si finanzia, chi gli dà le armi, chi gli dà i soldi, sarebbe semplicissimo. Non viene fatto perché c'è una netta volontà di alcune, mi lasci concludere, lobby degli armamenti, per esempio, che vendono armi all'Arabia Saudita o a tutti quei paesi che indirettamente o direttamente sostengono l'ISIS. Questo è il dramma. Allora, merita un'altra trasmissione, devo chiudere. Zakat in arabo significa elemosina, l'ISIS è finanziata anche dal mondo musulmano, l'ISIS è finanziato da alcuni paesi sovrani. Fini, grazie, e questo richiederebbe altre 10 puntate. L'Arabia Saudita comprano le armi, non servono le intercettazioni. Presidente Fini, grazie per essere stato con noi, onorevole Di Battista, grazie per essere stato con noi.